Buonasera, buonasera a tutti, cominciamo. Grazie per essere qui presenti. Farò un saluto istituzionale a nome del Politecnico. Sono Eugenio Morello, sono delegato del Rettore per la sostenibilità ambientale e sono molto contento di avere questa opportunità di avviare questa rassegna Roadmap to the Future, European Conversation at Polimi, una rassegna che ha voluto fortemente il Rettore proprio per avviare un dialogo, abbiamo chiamato conversation apposta, attivare un dialogo tra gli attori istituzionali, la Commissione europea e il territorio, proprio in ottica di recepimento delle politiche e delle strategie del Green Deal europeo. Questo è un evento organizzato appunto dal Politecnico insieme all'Ufficio di rappresentanza in Italia a Milano della Commissione europea, all'Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Quindi per noi è una grande occasione, siamo molto contenti di questa collaborazione. La modalità appunto è quella di eventi nella forma di tavoli di discussione incentrati su temi strategici per la Commissione europea, per il Parlamento europeo e per anche la realtà politecnica. Proprio nell'ottica di allineare anche le politiche europee con il piano strategico del Politecnico di Milano per il 2020-2022, quindi cercando proprio di capire quali sono le nostre competenze, le nostre professionalità da mettere in campo anche per rispondere a queste sfide europee. Appunto, io rappresento le politiche della sostenibilità ambientale del Politecnico. Il Politecnico è diventato anche recentemente partner del New European Bauhaus, che è un'iniziativa appunto che è anche incentrata sui temi della sostanzialmente diffusione di nuove soluzioni, cercare di trovare nuove soluzioni, problem solving creativo anche sull'ambiente costruito e quindi su questo dobbiamo misurarci nel prossimo futuro. Ho detto, è una rassegna di eventi, sono in realtà cinque gli eventi che andremo a promuovere in questa rassegna. Vi provo a elencare brevemente di che cosa si tratta. Allora, la prima che inauguriamo oggi riguarda direttamente il Green Deal europeo e più avanti appunto inizieremo questa discussione proprio con il primo argomento. Seguiranno poi nelle prossime date, il giovedì 4 novembre, un'Europa pronta per l'era digitale, poi il 10 novembre un'economia al servizio delle persone, e infine un'Europa più forte nel mondo, giovedì 18 novembre, e diritti e democrazia, mercoledì 1 dicembre, sempre ore 18, presso o l'Aula Magna o la Sala De Donato, quindi controllate il programma su Eventi Polimi online. Dicevo una conversazione, l'idea è proprio quella di avere dei rappresentanti sia del Politecnico sia di altre istituzioni che dialogano con la moderazione di giornalisti che quindi ci aiuteranno in qualche modo a tracciare un discorso con un filo logico e quindi a questo punto direi che possiamo iniziare direttamente questa prima appuntamento e ringrazio appunto il moderatore è James D'Alessandro di La Repubblica che appunto introdurrà questa sessione. Grazie. Grazie al Politecnico, ovviamente grazie al Parlamento. Io mi occupo da tanti anni di tecnologia e ultimamente anche di ambiente. Le due cose, come sapete, sono sostanzialmente ormai fuse l'uno con l'altro. E ovviamente il Parlamento europeo ha davanti un compito complicatissimo che è quello poi di trasformare questi finanziamenti in innovazioni vere e soprattutto poi, come vedremo, passare dalle città anche al territorio, che è un'operazione molto complessa. Ecco, poi della complessità sia del territorio urbano sia di un paese parleremo, però intanto, se non sbaglio, dovrebbe essere collegato con noi Maurizio Molinari, responsabile dell'ufficio a Milano del Parlamento europeo e capo ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia. Ciao, piacere, mi dispiace che siamo solo in collegamento. E ringrazio Gian D'Alessandro che, insomma, oltre ad essere una grande firma di Repubblica, è una persona con cui siamo in contatto, insomma, ormai da anni. Da qualche anno.
Ogni volta che emerge appunto un tema possibilmente interessante a livello tecnologico e ambientale, io ringrazio anche il professor Morello, ringrazio il Politecnico di Milano, Chiara Brugnone e Luisa Luardi, ringrazio il Rettore, anche se non può essere presente, ringrazio l'Eurodeputata presente, Eleonora Evi, Massimo Gaudina della Commissione Europea e tutti gli esperti che interverranno non solo oggi ma in tutto questo ciclo di convegni che abbiamo voluto col Politecnico di Milano. Io sono arrivato a Milano l'anno scorso, poi ho portato questa bella sorpresa, il Covid, quindi, insomma, purtroppo, no, a parte gli scherzi su queste cose non si dovrebbe neanche scherzare, ma insomma, sono stati 2 anni particolari, per cui solo adesso effettivamente riesco a insediarmi proprio a Milano. Però ecco, quando abbiamo parlato con il rettore del Politecnico e con gli altri professori del Politecnico presenti all'incontro, avevamo ipotizzato questo tipo di incontri e sono contento che si è passati dalla realtà ai fatti. Ed è un incontro, quello di oggi sul Green Deal, che non poteva capitare in un momento migliore. Fra pochi giorni a Glasgow inizierà la COP26, domani a Roma inizierà il G20. Insomma, l'ambiente, io mi ricordo, ma pochi anni fa, che l'ambiente aveva, sai, le sezioni specifiche sui giornali, le sezioni, come dire, finiva in fondo ai TG, e adesso c'è, purtroppo, il cambiamento climatico, purtroppo, come dire, le conseguenze del cambiamento climatico sono palesi a tutti, no? E vediamo quello che sta succedendo in Sicilia in questi giorni, dove in 24 ore è caduta la pioggia che di solito cade in 6 mesi. Io non avevo mai sentito parlare di cicloni nel Mediterraneo e invece adesso ne sentiamo parlare, ne sentiremo parlare sempre di più. Ovviamente i singoli stati membri non possono muoversi da soli. L'Unione Europea ha, come dire, è una realtà comparabile a quella dei grandi colossi. Stati Uniti, Russia, Giappone, India, Brasile, l'Unione Europea è comparabile. Sta facendo tanto, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo hanno messo e stanno mettendo in piedi delle misure importanti, pensiamo al Green Deal, appunto al Fit for 55, eccetera, eccetera. Secondo molti, secondo alcuni, non sta facendo abbastanza e qui forse l'onorevole Evi ci dirà qualcosa in più dopo. Io ricordo che però anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e poi chiudo e ridò la parola a Jem, perché c'è una cosa che conoscono in pochi, si chiama Conferenza sul futuro dell'Europa. Io ogni volta dico che hanno sbagliato anche un po' il nome, perché in realtà la conferenza dà l'idea di un giorno, 2 giorni, 3 giorni. Questa è una consultazione con una piattaforma. Se voi su Google cercate conferenza sul futuro dell'Europa lo vedrete, e con un coinvolgimento di cittadini in un processo di democrazia deliberativa che si affianca alla democrazia elettiva, per cui le istituzioni europee chiedono ai cittadini, a tutti gli oltre 400 milioni di cittadini europei, di dire la loro sulla piattaforma e con altre modalità. Adesso, poi un giorno dovremmo fare qualcosa proprio sulla conferenza sul futuro dell'Europa, insomma. Però se volete dare le vostre idee su come l'Unione Europea debba migliorare anche le sue performance ambientali, debba mettere in pratica le tante promesse fatte. E, insomma, se volete comunque dare un piccolo contributo alla costruzione di un'Europa futura, cercate appunto Conferenza sul futuro dell'Europa. Io vi do al volo quello che si chiama l'URL, l'indirizzo internet a cui andare per caricare la vostra idea, per vedere le idee che hanno caricato gli altri, commentarle, eccetera, che è futureu.europa.eu. Quindi lo ripeto, futureu.europa.eu. Detto questo, io mi sono preso già abbastanza tempo, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Cem per Ieri la posso sua fare, disponibilità. prima che lei vada via, posso fare una domanda al volo? Certo, diamoci del tu se vuoi, tanto. Quali sono state le ultime consultazioni che avete raccolto? Ma guarda, noi allora. Questo mi dà la possibilità di dire una cosa. Allora, si raccolgono idee tutti i giorni, cioè tutti i giorni chi vuole va sulla piattaforma e dà delle idee, ma in particolare ci sono stati dei panel che hanno iniziato a Strasburgo e che poi continueranno online e in altre città europee, Firenze, Maastricht, Dublino e Varsavia, di 200 cittadini per ogni panel selezionati, quindi 800 in tutto.
selezionati in maniera random da una compagnia che si occupa di sondaggi, quindi rappresentativi della popolazione europea, e uno di questi panel, il terzo, si è occupato proprio di cambiamento climatico. Quindi è ovvio, qual è il discorso? Questi cittadini hanno lavorato per 2 giorni con dei facilitatori che hanno cercato un po' anche di incanalare le idee. Noi per esempio come ufficio di Milano abbiamo fatto un progetto con il Salone del Libro, per cui abbiamo chiesto a ragazzi delle scuole italiane, hanno partecipato 75 scuole da 14 regioni italiane, di dire un po' la loro. E voglio dire, ovviamente i cittadini che hanno partecipato ai panel a Strasburgo hanno chiesto probabilmente delle cose che sono più, come dire, nelle corde e nelle competenze dell'Unione Europea. Ma se vai a vedere i decaloghi che i ragazzi, per esempio, delle scuole hanno scritto, vedi che chiedono delle cose di buon senso, direi io. Magari alcune di queste cose l'Unione Europea non può farle, non può farle da sola senza l'aiuto degli stati membri, ma mi ricordo per esempio il piantare un albero per ogni abitante che nasce, o il moltiplicare le piste ciclabili, l'usare veramente al massimo le fonti di energia rinnovabile. La fermo qui perché sennò ho capito che potremmo andare avanti a lungo. Delle piste ciclabili comunque parleremo perché recentemente Parigi ne ha stanziate 250 milioni oltre alle piste ciclabili che ha fatto per la pandemia, quindi ha stabilizzato delle piste ciclabili che erano provvisorie, ha stanziato 250 milioni per le piste ciclabili. Sappiamo che le piste ciclabili sono uno dei tanti elementi, però intanto è la stessa cifra che noi abbiamo stanziato in Italia per tutto il paese. Insomma, qualcosa ci dovrebbe dire. Prima di introdurre gli ospiti, uno l'avete già visto, Eugenio Morello, però abbiamo un messaggio di Massimo Gaudina, capo responsabile della Commissione Europea, ufficio di Milano. Ti do saluto. Buonasera a tutti gli studenti, le studentesse, i docenti, grazie dell'invito. Io vi porto il saluto della Commissione Europea. Io sono il capo della rappresentanza a Milano della Commissione Europea, che ha proprio il compito di promuovere l'Europa, promuovere i dibattiti, i seminari, gli eventi sui temi europei nel territorio del Nord Italia. E quindi è un piacere inaugurare questo ciclo di eventi che il Politecnico di Milano, che è uno dei centri di eccellenza europei nei suoi campi di attività, come testimoniano le tante iniziative europee che sta portando avanti. Dicevo, questo ciclo di eventi che affronta alcuni temi prioritari di questi e dei prossimi anni su scala europea. E il primo tema interessante, importante, totalmente prioritario di cui si sta occupando l'Europa in questo periodo e di cui continuerà ad occuparsi anche nei mesi a venire è ovviamente quello dei cambiamenti climatici, la lotta ai cambiamenti climatici e al tempo stesso una strategia di crescita e di sviluppo sostenibile di lungo periodo. Ecco, questo doppio obiettivo l'Europa lo vuole raggiungere con una unica strategia che si chiama Green Deal europeo. Che cos'è il Green Deal europeo? È un insieme di misure, un insieme di opportunità, un insieme di regole, di finanziamenti e di negoziati che vuole portare l'Europa ad essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, il che significa neutralità climatica, il che significa che l'Europa nel 2050 non dovrebbe contribuire per nulla all'incremento delle temperature nel mondo. Questo è l'obiettivo di lungo periodo. Con un obiettivo intermedio, che è quello del 2030. Entro il 2030 le nostre emissioni di anidride carbonica, di CO2, devono diminuire del 55% rispetto ai livelli del 1990. È un obiettivo ambizioso, perché inizialmente si parlava del 40%, adesso si è accelerato, visto che la situazione è drammaticamente accelerata e quindi richiede risposte ancora più rapide e ancora più incisive. Quindi 55% in meno entro il 2030. Questo è il compito dell'Unione Europea, che non basta a contrastare i cambiamenti climatici, perché l'Europa conta soltanto per l'8 o il 9% in totale per l'inquinamento del mondo. E quindi noi possiamo anche ridurre la nostra fetta o anche annullarla, ma il resto del mondo pesa molto di più, evidentemente.
Ma quello che sta succedendo in questi ultimi anni, per fortuna, è che la maggior parte delle grandi potenze mondiali, quelle che inquinano di più, hanno deciso di giocare questa partita e di andare nella stessa direzione. Gli Stati Uniti, che si sono reintegrati negli accordi di Parigi dopo esserne usciti sotto l'era Trump, la Cina, che ha deciso a sua volta di andare verso un impatto climatico zero, anche se si parla del 2060 e non del 2050, e tanti altri paesi del mondo che hanno deciso di abbracciare questa partita, anche se con tempi diversi, con priorità diverse, con obiettivi diversi, e questo sarà il grande obiettivo della COP26, la conferenza sul clima di Glasgow, che si apre proprio fra pochissimi giorni e che metterà attorno al tavolo i leader di tutto il mondo per cercare di andare nella stessa direzione, convincere i più riottosi ad andare nella stessa direzione, investire 100 miliardi all'anno di fondi pubblici nella lotta al cambiamento climatico. Ci stiamo arrivando, ma non siamo ancora arrivati a mantenere questa promessa, che erano questi 100 miliardi di euro all'anno, e tanto altro. Questi saranno gli obiettivi della COP26 e al tempo stesso il Green Deal europeo, che resta il nostro piano d'azione prioritario per i prossimi anni, sta mettendo sul tappeto tutta una serie di iniziative che il collega Lombardini vi spiegherà più nei dettagli e che riguardano il mondo dell'energia, il mondo dei trasporti, l'economia circolare, l'agricoltura, l'edilizia sostenibile, con anche questa nuova iniziativa del Bauhaus europeo, che gli architetti dovrebbero conoscere, un grande nuovo movimento culturale sull'architettura sostenibile, quindi le case e gli edifici di domani, che dovrebbero aiutarci anche in questa rivoluzione verde, visto che una buona parte delle emissioni di CO2 viene non soltanto dai trasporti e dalle produzioni, ma viene anche dalle nostre abitazioni. Quindi una strategia a tutto tondo, nella quale il ruolo dei centri di formazione, delle università e della ricerca scientifica sarà fondamentale, perché la soluzione in parte la conosciamo e dobbiamo metterla in pratica, in parte non la conosciamo ancora e c'è bisogno di tanta ricerca scientifica, di tanta scienza, di tanto studio per trovare nuove soluzioni a problemi che sono nuovi e che sono assolutamente urgenti. Quindi grazie al Politecnico per questa iniziativa, grazie agli studenti e alle studentesse per partecipare a questa bella iniziativa, un saluto alla onorevole Evi e a tutti gli altri speaker di questo seminario e spero di vedervi prossimamente di persona. Grazie. Allora, ringraziamo ovviamente Gaudina per il suo messaggio. Introduciamo i relatori che sono qua. Allora, iniziando proprio da Eleonora Evi, membro della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare al Parlamento Europeo, co-portavoce di Europa Verde, dovrebbe essere collegata con noi. Buonasera. Buonasera. Molto piacere. Lei, Evi, lei siede in una commissione piuttosto pesante di questi tempi, direi. O sbaglio? Sì, senza dubbio, è una commissione... Ha molte responsabilità, quantomeno. Sì, bene. E le sentiamo tutte, e io mi auguro bene, che anche adesso, tutti i colleghi... Adesso fra due secondi ne parliamo. Poi, Presidente, intanto gli altri ospiti. Allora, Massimo Lombardini, Energy Expert. Eugenio Morello, delegato del Rettore sulla sostenibilità ambientale qui del Politecnico, l'abbiamo conosciuto prima. Mauro Motta, docente di Fisica Tecnica Ambientale, Politecnico di Milano, nonché responsabile del laboratorio R-Lab del Dipartimento dell'Energia. Giusto? Corretto? Perfetto. Partiamo da lei, Evi. Lo dicevamo prima, di colpo l'ambiente ha conquistato tutti gli spazi mediatici che prima erano impensabili. Si parla di neutralità, addirittura di neutralità entro il 2050. Ecco, vedendo la situazione di pochi mesi fa, anche, magari diciamo uno o due anni, e gli obiettivi, qualche dubbio che, come dire, siamo forse partiti un po' lenti, viene. Non voglio arrivare al bla 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 di Greta, però insomma qualche dubbio viene. Ecco. Allora io vorrei che lei mi raccontasse
come in una città come Milano, ad esempio, noi sappiamo che le città sono responsabili del 70% delle emissioni, come intendete far calare questa nuova mentalità, questi fondi, questa innovazione? Cioè, dove le vedremo queste cose e quando? Prego. Allora, intanto grazie, grazie davvero, sono anche io molto felice di poter partecipare a questo scambio. È una domanda complicatissima, da un miliardo di dollari direi. Intanto una prima considerazione rispetto al senso di urgenza e alla necessità di mettere in campo delle soluzioni rapidamente e alla sensazione di essere in ritardo. Perché sì, è così, siamo in ritardo, io credo che siamo fortemente in ritardo e anche se è del tutto vero che grazie a questa nuova Commissione europea, a guida von der Leyen, peraltro ricordiamolo, una donna che finalmente guida un'importante istituzione come la Commissione europea, che ha avuto la lungimiranza e la capacità di proporre un progetto, una visione di futuro che indubbiamente fino a 2 anni fa era impensabile, inimmaginabile. Invece oggi ci stiamo lavorando e stiamo accelerando e stiamo cercando di mettere in campo queste soluzioni. Sarà sufficiente? Sono adeguate all'altezza e sono all'altezza della situazione? Sono a prova di futuro? E questo è tutto da vedere. Io dico e faccio soltanto questa breve considerazione rispetto a due cose. Da un lato lo diceva prima il dottor Gaudina, l'Europa incide in termini di emissioni per circa l'8-9% a livello globale e quindi è necessario che tutti gli altri facciano la loro parte. Questo è fuor di dubbio. È altrettanto vero che in questo momento con le politiche attuali a Glasgow, quando si ritroveranno fra pochi giorni i leader del mondo, i dati sono impietosi, ovvero ad oggi noi stiamo andando sparati verso un aumento di temperatura media di 3 gradi centigradi e gli impegni ad oggi presi al 2000 che abbiamo preso a Parigi e che dovremmo rispettare e raggiungere al 2030, che avrebbero dovuto vedere una riduzione a livello globale di gas serra del 45%, in realtà vedrà a politiche attuali un aumento del 16%. Quindi questo ci dovrebbe dare l'idea di quanto dobbiamo correre e invertire la rotta. Tornando a quello che è, diciamo, il ruolo dell'Unione Europea, che senza dubbio fino ad oggi ha cercato di guidare, di lead by example, quindi insomma di portarsi, di presentarsi come un continente che guida questa trasformazione in chiave ecologica della nostra società, è altrettanto vero, è importante non dimenticare che è vero, noi emettiamo dal nostro territorio, dai confini dell'Unione Europea, quell'8-9%, ma i nostri consumi non vengono conteggiati pienamente. I nostri consumi, i nostri modelli di consumo e quindi tutto ciò che viene importato e che noi siamo un mercato di 400 milioni di persone, siamo un mercato ambitissimo, siamo un mercato che consuma moltissimo, molti prodotti che vengono realizzati con criteri e standard anche molto diversi dai nostri in questo su scala globale. Questi sono in capo ai territori che producono, così come noi abbiamo in capo per emissioni pro capite quello che produciamo da noi, se no non ne usciamo. Cioè, se ogni volta dovessimo, come dire, attribuire le colpe del consumo e non della produzione, sarebbe un ciclo infinito. Ogni volta che compriamo qualcosa dovremmo andare, insomma, mi sembra un po'... E questa però è una sfida comunque, è una sfida che noi abbiamo di fronte ed è anche uno dei motivi per cui oggi è bene che all'interno del Green Deal europeo ci siano delle misure, penso come un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera, che andremo a vedere bene per quali settori verrà approvato e verrà introdotto, ma inizia a mettere, come dire, un po' dei criteri di base per far pagare la CO2 ai prodotti che vengono importati nel territorio dell'Unione e per anche insomma spingere verso una trasformazione in chiave più pulita e sostenibile delle produzioni anche dalle altre parti del mondo. Quindi questa è sicuramente una leva importante da non tralasciare. Chiudo il ragionamento che stavo facendo brevemente, perché poi mi rendo conto che i tempi sono anche stretti, dicendo questo. L'ambizione che noi oggi abbiamo messo in campo di riduzione delle emissioni al 2030 con la legge europea sul clima, che ormai è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio, quindi è legge,
vede appunto una riduzione di gas serra al 2030 del 55%. Ecco, io qui ricordo però che la scienza, in particolare gli scienziati dell'IPCC, chiedevano per l'Europa uno sforzo maggiore, uno sforzo di riduzione del 65%. Oggi quindi, come dire, già i numeri ci dicono e ci ricordano che dobbiamo correre, che dobbiamo accelerare. La politica ha dato questa risposta, che dovremo vedere se sarà appunto all'altezza. Abbiamo una finestra di opportunità importantissima che riguarda appunto la messa in campo di queste misure, in particolare con il pacchetto presentato a luglio, il cosiddetto Fit for 55, che appunto speriamo auspicabilmente ci renderà pronti per il 55%, e sarebbe stato meglio avere un pacchetto Fit for 1.5, quindi ovvero l'innalzamento di temperatura media che dovremo contenere, dovremo cercare di evitare di superare in futuro. E quindi nel tradurre ora le misure che per il momento sono delle proposte legislative, noi dobbiamo andare a aumentare il più possibile l'ambizione in modo da ottenere appunto una legislazione che sia a prova di futuro e sia sufficientemente ambiziosa. E questa è la sfida che vedrà coinvolte le istituzioni, in particolare il Parlamento europeo, che ha già iniziato a lavorare su tutta una serie di direttive. Penso alla direttiva sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, sul mercato del carbonio, l'ETS, l'introduzione di, e questa è una proposta molto interessante, molto importante, di un divieto di vendita di auto a combustione interna e dal 2035. La fermo un attimo, perché poi di questo poi magari parliamo in un secondo giro. Io volevo intanto riportare il dibattito qui a Milano, dove siamo adesso, e chiedere a Morello, ma perché in realtà sembra quasi che le occasioni, è vero che l'Europa si sta muovendo molto, molto più di tante altre zone, ed è vero che è un mercato fortissimo, c'è grande attenzione, c'è COP26 che si terrà a Glasgow, però intanto a Roma e Milano ricresce il traffico, il trasporto pubblico perde in percentuale perché le persone lo usano molto meno, avremmo potuto risparmiare 2.4 miliardi di chilometri l'anno se avessimo adottato il lavoro remoto metà della settimana per tutti i 5 milioni di lavoratori in Italia che possono usufruirne, e ci siamo ritrovati con l'amministrazione pubblica che è stata richiamata immediatamente all'ordine sui vecchi schemi. Ecco, voi che Politecnico Milano è anche abbastanza noto per essere un ateneo che scarica a volte a terra molte invenzioni, avete aziende che sono nate qua, ecco, la sua idea su quello che si potrebbe fare concretamente in questa città, che sono territori complessi ovviamente. Allora, grazie, provo a rispondere a una domanda anche questa complessa. Allora, la pandemia effettivamente ci ha mostrato una sorta di simulazione nel mondo reale di quello che potrebbe essere uno scenario futuro alternativo di vita in città, quindi riduzione della mobilità, cosa che appunto ci ha fatto pensare proprio che possiamo ragionare out of the box, cioè le politiche di mobilità fino adesso non avevano considerato lo smart working all'interno dei piani, per esempio, di mobilità urbana sostenibile. Invece abbiamo capito che anche lavorare sulla riduzione della domanda di mobilità forse è la prima cosa da fare, un po' come lo facciamo sull'energia, la prima cosa è ridurre la domanda di energia. Così dobbiamo ridurre la domanda di mobilità e ridurre tutte le, diciamo, le entropie del sistema urbano che andiamo a creare. Quindi lavorare di più sul comprendere i flussi che attraverso la città, flussi di energia, di persone, di materia, di rifiuti. Ecco, secondo me è l'ottica proprio di un metabolismo urbano un ecco, po' però più complesso. Questa idea dell'ecosistema, scusi se lo interrompo, ma non c'era già prima? Cioè ci siamo arrivati, come dire, a un certo punto ci siamo resi conto, le faccio questa domanda, no, ovviamente non qui dico in generale, ci siamo resi conto che l'ecosistema appunto è complesso, che no, ci sono tanti... Sì, l'ecosistema c'è, insomma, studi sugli ecosistemi urbani ci sono, effettivamente poi mettere alla prova un po' a sistema tutti questi flussi che compongono l'ecosistema è molto complesso. Io credo che sia la sfida oggi della Smart City, quella di gestire meglio, dosare meglio i flussi, le risorse che entrano e escono da un sistema urbano, tra cui appunto la mobilità. Però la mobilità deve essere vista
appunto all'interno di una prospettiva più ampia, quella appunto del welfare, quella del lavoro, come ha dimostrato appunto il lavoro agile. Io credo che si possa quindi fare di più. Abbiamo dimostrato che ottimizzando meglio il dosaggio delle risorse in ambito urbano, possiamo migliorare l'efficienza del sistema. E quindi su questo, naturalmente, oggi è sciocco tornare vedere che dopo la pandemia torniamo a modello precedente, anzi forse peggiore, nel senso che magari appunto un ritorno alla mobilità privata per una questione di debolezze forse nell'affrontare le questioni sul trasporto pubblico in maniera un po' più decisa. C'è anche tutto un tema di sharing mobility che va in qualche modo rivisto, promosso, e forse come sistema di pacchetti integrati di mobilità, con possibilità per l'utente di scegliere tra diverse modalità, mezzi su cui muoversi. Lei sta pensando a un biglietto unico dove prendi il trasporto pubblico, poi la bicicletta, poi... Fino al taxi, sì. Quello appunto discutevamo anche recentemente con Legambiente, con Andrea Poggio, il fatto di poter effettivamente, di fronte alle possibilità tecnologiche che abbiamo oggi, di poter gestire in maniera smart diversi servizi, perché non riusciamo a integrarli finalmente? Io credo che forse investire su questo salto tecnologico, insomma, di gestione in realtà tra diversi attori, sia oggi più che mai urgente. Sì, io su questo, se mi permettete, appunto, prendo spunto da quello che viene detto, poi per passarvi la parola. Lombardini, in Europa lei ha lavorato tantissimo a Bruxelles, di nuovo, pensare per esempio a un'integrazione delle città nella mobilità per evitare che la gente ogni giorno si metta in auto, che è già un primo passo. Sembra appunto che l'abbiamo scoperto di recente. Ecco, è possibile che questa complessità delle città sia stata in qualche modo, è come se le politiche energetiche per anni, almeno io lo dico dal lato del giornalista, siano sempre state trattate per singoli aspetti. Rinnovabili, è come se ci fossero dei silos non comunicanti, quando poi appunto abbiamo scoperto che la città, soprattutto le città, e poi parleremo della distanza fra le città e il resto del paese, che quello è un altro problema, però sono appunto dei sistemi complessi che solo adesso vengono visti in questa maniera. Possibile? Diciamo che c'è un microfono, aspetti. Un attimo che non vedo che non... Ok. Mi sentite? Sì. Allora, diciamo che quello che lei dice è molto vero. Infatti molti documenti della Commissione, dove io ho lavorato per 27 anni, si mette molto l'enfasi sul discorso di breaking the silos. Cioè, non è che facciamo le rinnovabili, facciamo l'energy efficiency e facciamo i trasporti, sono cose diverse. Sicuramente ci sono delle sinergie. Allora, c'è un'iniziativa che penso sia molto conosciuta, che si chiama il Covenant of Mayors, cioè il patto dei sindaci, in cui le città, in cui non ci sono soldi, perché quando si parla di, secondo me, di progetti, scusi se mi permetto, anche ai politici, se mi permettono, piace spostare soldi, miliardi di qua, miliardi di giù. Ma a volte è anche utile avere uno sharing di best practice, cioè vedere e soprattutto uno sharing di bad practice, nel senso vedere quello che ha funzionato in certi posti e quello che non ha funzionato in altri, tenendo presente che non esistono delle ricette, non è come al ristorante che uno prende il menù, ci sono delle ricette alla carta. Io le faccio un esempio, io cerco sempre di fare gli esempi. Io ho abitato 9 anni della mia vita a Ravenna. A Ravenna tutti vanno in bicicletta. Io abitavo nella via dove abitava Raul Gardini, il famoso tycoon. Naturalmente il mio appartamento era un pochettino più modesto del suo, aveva una grande villa. E lui usciva da questa villa in bicicletta. Ma voi lo vedete Berlusconi che esce da Villa Certosa in bicicletta? Abbiamo scoperto che l'Italia è piena di città da 15 minuti, che sarebbero tutti centri urbani sotto 50.000 abitanti. In realtà, insomma, questo quindi, sogno...
Per rispondere alla sua domanda, secondo me bisogna veramente, sono perfettamente d'accordo, bisogna breaking the silos. E un'altra cosa che volevo dire sempre, ad esempio, per le rinnovabili. È chiaro che se io ho la villetta in Brianza, faccio sempre degli esempi molto milanesi, io sono milanese proprio al 100%, se ho la villetta in Brianza posso mettere i pannelli solari sul tetto o magari in giardino, perché ho quei 10-15 metri quadri che mi servono. Se sto in un condominio a Milano, di come dove sto io, la casa della mia mammetta, è chiaro che io sul tetto ho 2 metri quadri, forse 1 metro quadro, perché ci sono 40 appartamenti, e quindi questo tipo di soluzione non va bene. Allo stesso tempo, se mi posso permettere una battuta un po' per alleggerire la discussione, io mi ricordo una volta ho sentito un dibattito di Radio 24 dove intervistavano un docente del Politecnico, non so se era uno di voi due, e questo qua, e questo qua che aveva un grandissimo senso dell'umorismo, so che a Milano c'è stata questa polemica sulla pista ciclabile in corso Buenos Aires, che non so quanto fosse lunga, 500 metri, e lui diceva che gli ricordava una vecchia canzone di Giorgio Gaber, non so se ve la ricordate, forse quelli un po' più, gli studenti no, ma questa canzone diceva la doccia di sinistra, la vasca da bagno di destra, quindi le piste ciclabili sono di sinistra, l'automobile di destra, insomma, questa è una discussione su 500 metri di pista ciclabile. Allora, se uno discute di quelle cose lì, ha veramente, secondo me, un approccio ideologico e non vuole vedere quelli che sono le cose, cioè gli angeli. Chiaro, chiaro, cioè non è più il momento delle contrapposizioni ideologiche, no. Delle identità, e però viviamo in un mondo pieno di identità che si formano online anche su temi come questi, poi ne parliamo. Motta, parlavamo di complessità e di città, insomma, appunto, vorrei arrivare a qualcosa di concreto, le faccio io adesso un esempio. Sono andato a provare una nuova bicicletta elettrica che è stata lanciata a Roma, arriverà presto anche a Milano, e l'ho provata a Ciampino, che non so se lei sa dov'è, è in periferia di Roma, ha molto a che fare con la Roma pasoliniana e molto poco con la Roma del futuro, e mi ha colpito che il capannone da dove verrà distribuita è in periferia, quindi la bicicletta, che è la mobilità del futuro elettrica connessa, va a lavorare dalla periferia in centro e poi viene riportata lì, che mi è sembrata una metafora perfetta di come c'è ancora tanto da fare, ecco, mi verrebbe da dire, soprattutto nel rapporto fra centro e periferie, che ce lo stiamo un po' dimenticando, perché poi Milano al centro ha tutto, così come Roma, così come Torino, per esempio. Però poi fai 3 chilometri, 5 e finisce tutto. O sbaglio? Senza dubbio, sì. Diciamo, delle cose che avete detto mi viene in mente che certamente il momento che viviamo ci presenta non solamente una condizione molto complessa, c'è molto da fare, ma c'è anche molto da fare in un tempo molto breve, molto più breve di quanto siamo stati abituati a fare cambiamenti nel passato. Io, a me capita io insegno impianti, come si usa l'energia negli edifici, e spiego ai miei studenti che quando io ero studente, la caldaia a condensazione che era venuta fuori sul mercato nell'86 era il prodotto di punta, una roba avveniristica, perché recuperava parte dell'energia termica presente nei fumi. Oggi, nei cataloghi delle imprese che vendono impianti, la caldaia a condensazione è ancora uno dei prodotti che vende di più. Questo non succederà mai più. Nel mondo che vivranno loro, questo non succederà. L'accelerazione necessaria del cambiamento, anche tecnologico, ma non solamente tecnologico, nel Green Deal ci sono pezzi molto consistenti in cui si parla del cambiamento delle abitudini dei cittadini, ciò che devono cambiare, e di come si devono adattare a questa complessità. Perché l'impegno verso una società e un'economia completamente decarbonizzata implica tutti gli aspetti della vita civile. Quindi lei mi sta dicendo che ovviamente non possiamo più ragionare per compartimenti stagni, ma esatto, noi per primi
non possiamo pensare di continuare a vivere come abbiamo vissuto. Quindi sostanzialmente. Non solo non possiamo pensare di vivere come abbiamo vissuto, ma io lo guardo dal punto di vista del docente universitario, per esempio, di chi è che fa ricerca in un singolo settore. L'illusione che questo mondo del futuro tutto si risolva o solo con una soluzione tecnologica, o solo con un'azione di pianificazione, o solo con un cambiamento di comportamento, è velleitario. È necessario che tutte queste cose avvengano contemporaneamente. Se vogliamo sperare che entro il 2050, è già un po' avanti, dato che l'Europa, come diceva giustamente la Evi, fa il primo della classe e lo fa perché vuole guidare il mondo come esempio, noi dobbiamo arrivare a essere carbon neutral prima del 2050. Certo. E allora, Evi, lei è stata chiamata in causa e quindi lei si ricorda del perché sono nati i gilet gialli, vero? In Francia. Certo. Bene. Certo. Allora, stiamo parlando di un costo adesso, che è il costo che non è solo il costo, quello che è necessario per andare verso la neutralità, dove ci sono tante opportunità economiche ovviamente, ma parliamo di un costo anche sociale, di cambiare proprio, lo diceva il professore prima, la nostra vita. E questo vuol dire anche un costo politico. Perché a un certo punto sappiamo che questa andare verso la decarbonizzazione avrà dei contraccolpi. È certo che succederà. E quindi lei pensa che la classe politica, quella europea e in particolare quella italiana, siano pronti ad affrontarli questi contraccolpi? Ma allora, sicuramente fin tanto che parleremo a livello nazionale in Italia di transizione ecologica come un bagno di sangue e creeremo il terrore, la paura e fomenteremo questi sentimenti nei cittadini e nelle imprese, sicuramente non stiamo partendo con il piede giusto. Già la Commissione europea invece a livello europeo e globale porta avanti una narrazione diversa, anche perché poi ce lo dicono anche i numeri, ovvero penso a tutte le valutazioni di impatto e tutte le, diciamo anche gli studi, le valutazioni, gli scenari che la Commissione europea ci propone. Per esempio nel piano d'azione sull'economia circolare la Commissione ci parla di una creazione di 700.000 posti di lavoro facendo tutta una serie di trasformazioni del modo con cui facciamo economia oggi, produciamo e usiamo le risorse. Stessa cosa per appunto l'efficienza energetica, le rinnovabili, si parla di veramente milioni di posti di lavoro potenzialmente da creare a livello europeo. Questo non significa che non ci saranno i contraccolpi di cui parlava, è senza dubbio, non dobbiamo neanche nasconderci dietro un dito, ma è il motivo per cui la stessa Commissione europea parla e propone una serie di misure. Penso al Just Transition Fund, che è proprio uno specifico regolamento che va a introdurre, a creare uno specifico fondo proprio per aiutare nella transizione quei territori e quelle aree e quei settori economici più fortemente legati ancora oggi all'economia fossile e aiutarli nella riconversione, nella trasformazione. Noi abbiamo davanti una sfida molto grande nel salvare i lavoratori di quelle filiere e nel frattempo riconvertirli facendo quel famoso upskilling e reskilling per appunto consentire loro di transitare verso la creazione di lavori puliti, i famosi lavori verdi. Ecco, questo tipo di sforzo sarà sicuramente importante. La Commissione europea ha proposto nell'ambito del Fit for 55 anche un altro fondo, il Climate Social Fund, quindi un altro fondo, quindi altre risorse che vanno e dovranno essere utilizzate proprio per questo scopo, per rendere la transizione ecologica giusta, equa e per non lasciare indietro nessuno. Sembrano delle parole, delle frasi fatte, non lo sono e non lo dovranno essere, ma perché non lo siano? Ecco, c'è bisogno sicuramente di un grande sforzo che deve essere fatto non solo a livello europeo, ma anche a livello di stati membri, a livello di governi, a livello quindi nazionale, ma anche a livello regionale e locale. Quindi e qui poi anche diciamo la capacità di ragionare, di lavorare di squadra anche a livello diciamo interistituzionale sarà fondamentale.
L'ultima cosa che insomma, sono molto d'accordo con quello che è stato detto prima con il professor Motta, si tratta di è velleitario, è verissimo, è velleitario pensare che le trasformazioni potranno essere o per i comportamenti o con la legislazione o con la tecnologia. Ecco, tra l'altro questa enfasi sulle possibilità di tecnologie che oggi non sono neanche provate, certe, sicure, anche economiche, penso alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, di cui avremo probabilmente bisogno in futuro. Anche la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia ne parla nel suo report roadmap per il 2000, net zero per il 2050. Però ecco, dare oggi tutta questa enfasi alle mirabolanti tecnologie che salveranno dalla crisi climatica, che non è un cambiamento climatico, ci tengo anche alle parole, dobbiamo parlare, iniziare a parlare proprio di crisi climatica e non cambiamento climatico, ecco, non potrà prescindere da, come si diceva prima, i tre approcci. E sul cambiamento anche delle abitudini, dei consumi anche, quindi degli atteggiamenti dei singoli cittadini, c'è molto, moltissimo da fare, ma anche qui servono, penso, tutto il settore dell'alimentazione. I sistemi alimentari sono oggi un enorme problema e si continua però purtroppo a far finta di nulla, a chiudere gli occhi, e questo avviene anche a livello europeo, perché noi abbiamo e stiamo per adottare una nuova riforma della politica agricola comune, quasi 400 miliardi di euro fino al 2027, che andranno ancora a sostenere con sussidi pubblici un modello agricolo fortemente impattante, intensivo ed industriale, e questo io temo non è il passo nella direzione giusta. Quindi anche stimolare diete più a base vegetale, diete che hanno, come dire, più una maggiore attenzione al prodotto locale, alla filiera corta, all'agricoltura biologica, ecco, tutte queste cose devono essere pensate in maniera olistica, e oggi temo che ancora non siamo arrivati a farlo con il sufficiente coraggio ed ambizione. Bene, direi che ha toccato tanti di quei temi. Per esempio, io troverei un bellissimo panel, le 10 tecnologie che non ci salveranno sicuramente, mi sembra bellissimo. Ma insomma, io tornerei un attimo da Morello. Parlavamo di rapporto, in realtà ci sono delle tecnologie, ci stanno aiutando. Adesso parlavamo dello sharing, la digitalizzazione, forse una delle grandi novità nel campo dei trasporti, che è comunque uno dei grandi imputati di nuovo sulle emissioni. C'è però un rapporto, come dicevamo, cioè tra le città che sono molto responsabili di emissioni e il resto del paese, è come se si stesse creando un'ulteriore frattura. Quindi siamo tutti contenti di quello che sta accadendo, come facciamo a portare però anche nel resto queste evoluzioni che aiutano a muoversi meglio in maniera più sostenibile? Sì, questo è un tema, quello del riequilibrio un po' delle politiche di transizione, perché effettivamente anche negli ultimi anni si è spinto moltissimo sull'innovazione nelle grandi città, no? Penso a tutti i progetti di ricerca, anche Horizon, che hanno spinto per queste città faro, no? In Lighthouse, nelle grandi città, che poi avrebbero dovuto trasferire agli altri territori. E in realtà c'è un momento forse della polarizzazione tra chi ha investito tanto, che è riuscito a attrarre innovazione, ricchezza, e invece territori che marginalizzati. Faceva prima riferimento al discorso di periferie che sono di servizio alle grandi città. Questo sta aumentando, quindi una governance molto forte del territorio, delle aree urbane, metropolitane, delle regioni, è molto importante per redistribuire in maniera corretta queste politiche di transizione. Anche perché effettivamente le città più piccole, l'Italia è fatta di città medie o piccole e di aree interne, effettivamente si trovano ad affrontare delle sfide più difficili, cioè la mancanza di, per esempio, di densità urbana non consente di attivare, visto che abbiamo parlato tanto di mobilità, non consente di attivare politiche convincenti di trasporto pubblico o di sharing, e quindi bisogna trovare la modalità per diffondere la cultura del consumo collaborativo anche nelle aree periferiche. Lei ha toccato un elemento, adesso magari veramente brevemente, ecco, il trasporto pubblico mi sembra il grande assente. Abbiamo visto la micromobilità esplodere anche durante la pandemia, i numeri sono cresciuti tantissimo, purtroppo la macchina privata è tornata in grandissimo suo.
Il trasporto pubblico è rimasto quello, sostanzialmente. Adesso Milano fa un po' eccezione, siete molto avanti, però nel resto d'Italia. Sì, in parte è vero. Diciamo quello che adesso si investirà molto nel PNRR probabilmente è un cambio tecnologico verso la mobilità elettrica del trasporto pubblico al 100%, quindi cambia il vettore, ma in realtà non cambia il modello di trasporto pubblico, che deve essere appunto, come diciamo, sempre più flessibile, sempre più on demand, quindi a risposta di quelle che sono le esigenze diversificate di una società che cambia. Però vorrei riportare l'attenzione anche sul tema proprio della sfida collaborativa, cioè quello che dobbiamo cercare di fare proprio per un cambio di paradigma è passare anche da questa attenzione un po', secondo me un po' vecchia rispetto al responsabilizzare le persone con comportamenti individuali, tutte cose verissime, importanti, però richiedono un tempo lungo di diffusione di cultura della sostenibilità che parte dalle scuole, quindi si vedranno i risultati in tempi lunghi. Invece accelerare molto di più sulle sfide della società a livello collettivo, collaborativo, la diffusione delle comunità energetiche, per esempio, di sfide di quartiere, di sfide di comunità che possono valere sia per le città grandi ma anche per le città piccole. E si deve sentire parte di una sfida comune. Quello che, per esempio, è valido non solo per la mobilità, ma anche valido, ad esempio, per la riqualificazione energetica. Non è più la sfida del condominio, è la sfida di un intero quartiere che può attivarsi per gestire in maniera più complessa questo tema. Appunto, si diceva prima, io ho dei limiti in un condominio ad alta densità dentro una città per le rinnovabili, ma posso gestire a livello di quartiere, trovare dei modelli di simbiosi molto più complesse e attivare delle comunità energetiche. Insomma, ci sono tantissimi modi per far sentire il cittadino parte di una sfida complessa, in cui la premialità è di comunità e non del singolo cittadino. Quindi secondo me su questo si può investire, partenariati multiattoriali molto più complessi con modelli di governance più vicini alle comunità. Lombardini, vedevo che annuiva molto su questa parte dell'aspetto collaborativo della società per iniziare a superare alcune cose. Mi viene da dire che, per esempio, le comunità energetiche, come per esempio anche i sistemi di riscaldamento o di climatizzazione connessi, che aiutano a risparmiare magari il 20-25%, li abbiamo visti negli ultimi 2 anni, 3, adesso poi il professore magari su questo ci può dare qualche informazione in più. Però appunto la vede come una strada possibile. Allora, io, se mi consente, faccio un passo indietro, nel senso, lei ha evocato i gialli, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, quelli ce li ricordiamo. L'onorevole ha giustamente ricordato che ci sono dei parecchi miliardi per fare Just Transition Fund e il Social Climate Fund, però secondo me bisogna anche un po' uscire da questo blocco mentale che c'è. Se faccio la lotta contro il cambiamento climatico devo pagare un costo. È vero che è stato detto che non sarà un pranzo di gala, eccetera, eccetera, però non sempre c'è un trade-off. E secondo me il trasporto pubblico è un classico esempio. Cioè, io oggi sono venuto qua in metropolitana e incidentalmente ringrazio gli organizzatori di avermi invitato, perché è la metropolitana che prendevo 40 anni fa quando ero studente per venire. Quindi mi avete fatto ringiovanire di 40 anni. E l'ha trovata uguale? Allora, ho trovato una cosa. Ho trovato che c'era meno gente. Però erano anche le 5, erano 5. Okay. C'era meno gente e ho pensato a quello, non so se lo diceva lei o il professore, che siccome la gente ha paura del Covid, prende di più la macchina. Quindi il trasporto pubblico, nel trasporto pubblico non c'è un trade-off, è una win-win situation. E un altro aspetto è l'energy efficiency nei building. Io ho scritto un articolo recentemente sul piano energetico climatico italiano, un malloppazzo di 400 pagine, e ho imparato una cosa, tante cose, che in Italia la prima legge per l'efficientamento degli edifici l'hanno fatta nel 1973.
cioè quando c'è stato il primo shock petrolifero. Uno dice, ah, che bello, come siamo bravi. Sì, c'è un piccolo particolare, che il 60% degli edifici li hanno costruiti prima. Allora, questa cosa qua si può vedere però sempre come un bicchiere mezzo pieno o un bicchiere mezzo vuoto. Siccome io sono un ottimista, lo vedo come un bicchiere mezzo pieno. Nel senso che tutti questi edifici inefficienti hanno delle enormi possibilità di efficientamento. E un'altra cosa che volevo dire, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha recentemente pubblicato il WEO, World Energy Outlook, che è un po' la Bibbia, e chiaramente metteva l'efficienza energetica al primo posto e diceva che i tre quarti degli interventi di efficienza energetica sono cost effective, cioè non costano alla persona che li fa. Lì è più una questione, secondo me, o di behavior o anche di share of back trust, cose di questo tipo. Non necessariamente l'utente pagherà di più. Chiaramente bisogna evitare che la transizione energetica venga vissuta come un'ulteriore tassa. No, ma infatti quando parlavamo di prezzo non parlavamo semplicemente di costo pagato dagli utenti, parlavamo di un costo. Quando uno trasforma qualcosa c'è bisogno di molta energia e quindi questa energia poi impatta, insomma, anche sulla politica. La domanda era esattamente questo. Motta, lei è un ottimista o come, in quale categoria si colloca? Io sono un inguaribile ottimista. Ah, un inguaribile ottimista, bene. Alcune delle cose che avete detto, che diceva Eleonora Eri, che chiamato ora, mi fanno pensare che, allora, è chiaro che ci sono, non sono opinioni, nelle prospezioni di scenario, quelle ufficiali, istituzionali, quelle dell'Unione Europea sulla roadmap, quelle nazionali del MIEC, dell'LTS, eccetera, cioè del 2050, ci sono alcune cose che sono delle pietre angolari della costruzione. La riqualificazione energetica degli edifici è una pietra angolare. Lo shift modale nella mobilità è una pietra angolare. Ci sono alcune colonne che non sono edibili. Certamente nel mondo del futuro, nell'Italia del futuro decarbonizzata, quelle cose dovranno succedere. Quindi parliamo di trasporto, L'efficienza energetica, le tre grandi categorie di consumo di energia sono l'industria, la mobilità e gli edifici. Okay. Con livelli di complessità diversi e di accesso e barriere diverse, alcune più tecnologiche, altre semplicemente implementative, per gli edifici, cioè riqualificare dal punto di vista energetico un edificio non è rocket science, non dobbiamo mettere in campo delle tecnologie particolarmente sofisticate. C'è un impegno economico significativo e soprattutto finanziario. Il tema del 110%, misura criticabilissima da più parti, o meno, dipende da che parte, cioè qual è l'approccio, alla fine tenta di risolvere un problema finanziario dei cittadini che non hanno accesso alle risorse per riqualificare quegli edifici. Allora, questi temi sono temi molto chiari e dibattuti, sono chiari temi per la pubblica amministrazione. Il Comune di Milano discute oggi, in questo periodo, del potenziale utilizzo di strumenti finanziari nuovi, in cui una parte di capitale pubblico e l'attrazione di capitali di privati che vengono remunerati con i risparmi in bolletta possono aiutare a trasformare la città in il tempo che è necessario, cioè molto breve. Dicevo, io sono un inguaribile ottimista, perché al di là del fatto che queste cose, secondo me, sono più o meno chiare, diciamo, le cose principali sono chiare, le cose che dobbiamo fare, e il quadro regolatorio che ci dà il Green Deal, che ci dà successivamente il for 55, nome si impronuncia, essere pronti per il 55% di riduzione, è un quadro, diciamo, che ci consola. In Italia abbiamo un'opportunità in più che è molto consistente. Il PNRR, l'insieme dei fondi che sono stati pattuiti con la Commissione e che dovremo spendere entro il 2026, è un'opportunità unica su cui ci dovremmo concentrare in maniera importante, perché ci permetterebbe l'attuazione completa di questo piano di trasformare la nostra società in maniera definitiva e di raggiungere o andare molto vicino al raggiungimento di quegli obiettivi. Ci sono, ora li cito a memoria,
delle cose che mi è capitato di guardare, 2 miliardi di euro per rifare le case popolari, 195, delle cose che sono imminenti, per cui devono essere bandite nei prossimi 12 mesi, 200 scuole da abbattere e rifare, 2 miliardi e 2 per le comunità energetiche nei comuni sotto 5.000 abitanti dove c'è fallimento di mercato, altri 3 miliardi di euro per misure sulla riqualificazione del patrimonio dei comuni. Cioè, c'è tantissima roba che ha il problema, per essere portata a terra, di concentrarsi sulla procedura, su come riusciamo a realizzare queste cose, dato che passano tutte per l'amministrazione pubblica, e l'amministrazione pubblica italiana non è particolarmente allenata a uno sforzo così grande. Ma l'opportunità, che è l'opportunità di cui parlava Eleonora Edi prima, perché è un'opportunità economica enorme, che ci permette di trasformare la nostra economia. L'idea di essere in grado di attuare queste trasformazioni per essere campioni d'esempio, quindi significa, diciamo, nell'economia di mercato in cui tutti i paesi sono collegati, esportare conoscenze ed esperienza, che è la salvezza di un paese che invecchia, che è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Non possiamo permettere altro che produrre beni e servizi ad alto valore aggiunto, diciamo. Quindi questa è l'occasione. Chiaro. E ce l'abbiamo, ed è lì, nel senso, non ce la dobbiamo inventare. Il PNRR è lì ed è da attuare da qua al 2026. Quindi sono molto ottimista e penso che dovremmo fare uno sforzo corale di concentrazione per portare a compimento i passi che questo piano eccezionale ci mette davanti. Mi sembra appunto che al solito io speravo di ridurre i temi, invece li abbiamo moltiplicati, ma forse era inevitabile che andasse così, anche perché appunto qua abbiamo aperto il filone delle opportunità. L'Italia è un paese a forte vocazione manifatturiera, sull'agri-food da anni dice la sua, ha una parte, per esempio, robotica industriale, tutti si dimenticano, noi siamo i secondi al mondo o i terzi. Insomma, anche lì si potrebbe dire tanto. Io, prima di concludere, volevo dare qualche minuto ad eventuali domande dal pubblico, se li avete, visto che abbiamo appunto con noi Eleonora Evi, Massimo Lombardini, Eugenio Morello e Mario Motta, per rispondere anche a una domanda. Grazie. Sì, io avevo una domanda soprattutto Eleonora Evi, visto che abbiamo parlato di gilet gialli, abbiamo parlato di politica, volevo chiedere se secondo lei un progetto ambizioso e sicuramente unitario, almeno dal punto di vista degli sforzi, come quindi l'europeo, possa essere un incentivo a unificare, diciamo, la comunità europea, o al contrario essere un incentivo all'euroscetticismo, per gli sforzi ovviamente che richiede. Grazie. Interessante, eh? La risposta onesta. Una gran bella domanda, una gran bella domanda. Beh, ovviamente anch'io sono ottimista di natura e quindi io mi auguro che... Allora, l'Europa è nata mettendo insieme carbone e acciaio. Oggi deve rinascere mettendo insieme energie rinnovabili e economia circolare. Questo dovrebbe essere, diciamo, traslando al giorno d'oggi, i primi passi mossi dall'Unione Europea e dai paesi fondatori. La strada è sicuramente in salita, stiamo adesso per vedere in queste settimane, in questi giorni, in realtà vedremo come la Commissione Europea si comporterà sul regolamento sulla tassonomia, che sarà fondamentale, perché è quel regolamento che va a definire che cos'è un investimento verde, e ci sono lotte intestine enormi tra settore industriale, in particolare gas e nucleare, e stati membri che vogliono vedere riconosciuti come investimenti verdi, appunto ancora investimenti legati a gas fossili e a nucleare. Queste cose creano grandi fratture al cuore dell'Unione Europea, ma spero che ovviamente possa, e io credo che però dovrà prevalere in qualche misura una sintesi che
faccia però uscire questa Unione Europea rafforzata e non certo più divisa, anche perché la partita che dobbiamo giocare è su scala globale, appunto, e su scala globale i 27 paesi dell'Unione giocano bene se giocano insieme, giocano di squadra, e in realtà questo è un gioco di squadra che dovrebbe essere fatto appunto a livello planetario, ma noi per primi dobbiamo essere più capaci di lavorare di squadra rispetto agli altri. Quindi io mi auguro, sì, ma vedo una buona probabilità nel fare questo, ecco, anche perché alla fine si riduce molto spesso, come si diceva anche prima, una questione anche di risorse economiche, quindi cercando di aiutare quei paesi che sono più indietro e che sono più legati a determinate tecnologie, appunto legate al gas in particolare, si potrà, come dire, rafforzare l'uscita dai fossili in questo modo. La fermo perché lei ha un'altra domanda che arriva da Marina. Come si colloca, la pregherei di essere breve, più se sintetica. Sì. Come si colloca il Green Deal sull'alimentazione, visto che il PAC sembra continuare ad andare in direzione opposta? Esatto, sono completamente d'accordo con la persona che ha fatto questa domanda, nel senso che la PAC va nella direzione di mantenere lo status quo, ahimè. Mentre però, e questo è il dato molto positivo, la Farm to Fork, la strategia dal campo alla tavola, ma anche la strategia sulla biodiversità, mettono in campo una serie di nuovi obiettivi che guardano invece la trasformazione in chiave davvero sostenibile del sistema alimentare europeo, per esempio obiettivi di riduzione dei pesticidi al 50%, riduzione dei fertilizzanti, riduzione degli antibiotici, più agricoltura biologica e più spazio alla natura nei campi. Tutti questi obiettivi oggi sono obiettivi di indirizzo politico, non sono giuridicamente vincolanti. Io mi auguro che la Commissione e le istituzioni europee avranno presto il coraggio di trasformarli in obiettivi giuridicamente vincolanti, ma diciamo che è sicuramente un segnale incoraggiante. Abbiamo votato al Parlamento europeo proprio 2 settimane fa neanche la posizione sulla strategia dal campo alla tavola, Farm to Fork, e il risultato è un segnale molto importante perché va in questa direzione di rendere vincolanti questi obiettivi che dovrebbero rendere, appunto, ci auguriamo presto, il sistema alimentare europeo più sostenibile. Bene, abbiamo tempo per un'altra domanda, un'ultima domanda. Mi sembra che abbiamo esaurito praticamente tutte le curiosità che avevate, questo mi sembra un ottimo segnale. Lo prendiamo appunto al lato positivo. Allora io ringrazio l'onorevole Evi, Massimo Lombardini, Eugenio Morello, Mario Motta per essere stati qua. È stata una discussione molto interessante dal mio punto di vista come giornalista, troppo breve. Mi sarebbe piaciuto per esempio approfondire quella cosa sulla tecnologia della cattura del CO2 e lo stoccaggio, perché lì insomma mi sembra ci siano cose interessanti da dire. Lo faremo magari un'altra volta. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui. E mi raccomando, i prossimi appuntamenti, che mi sembrano molto interessanti, grazie al Politecnico e grazie al Parlamento europeo. Buona serata. Grazie, buonasera.